Buonasera a tutti, eccoci qui, una diretta a sorpresa, diciamo, non in programma, ma comunque spero ben gradita a tutti, che sia gradita a tutte le persone che decideranno di passare un po' di tempo insieme. Allora, innanzitutto un grazie a chi partecipa, ovviamente, un grazie a Gaetano. E un grazie a Silvia che appunto mi permettono di stare qui, di passare un po' di tempo con voi. Allora, vediamo un attimino. Buonasera Maria, buonasera Ilaria, buonasera Anna, Stefania, ciao. Buonasera Angela. Buonasera Carla, Sara, ben arrivate, ben trovate. Allora, buonasera Emanuela, vediamo un attimino intanto se ben arrivate anche a Rita, Marianna. Ciao Marianna, Graziella, ben arrivate. Buonasera Elisa, Simona, ciao ragazza, Beatrice, ciao, Sabina, Sofi, ciao. Sì, è un piacere anche per me poter passare un po' di tempo con voi e diciamo anche in modo un po' inaspettato, no? Nel senso che è stata così, un po' un'idea diciamo a sorpresa per dare un pochino la possibilità, ciao Roberta, Beatrice, Francesca. Per dare un po' la possibilità a chi magari, Silvia, ciao, ben arrivata anche a te, a chi normalmente, ciao Mirella, non riesce a, o perché si aggiunge alla fine, o perché magari un po' le prenotazioni e tutto quanto, non riesco a rispondere a qualcuno. Per cui, ciao Sara, Katia, ciao. Allora, intanto va bene, come state ragazze? Perché di solito nel corso della Anna Angelina, ciao, Fania, ciao. Intanto ecco, come state? Perché normalmente un po' le prenotazioni, un po' sempre tutto di corsa, non abbiamo neanche magari il modo o il tempo di poter fare anche due parole, no? E magari di conoscerci. Ciao Vera, buonasera Milena, ciao, ben arrivata. Per cui stasera direi, ecco Giovanna che ha abbandonato, diciamo, ha finito in fretta e furia la sua pizza napoletana per passare un po' di tempo con noi qui in diretta. Violetta Vuola, Viola, ciao. Allora, se intanto volete anche dirmi come state, se come avete passato un po' anche queste vacanze, no? Come avete passato il Ferragosto, Mona Lisa un po' giù. Ciao Sofia, ciao Paola, buonasera anche a te. Ecco, ben arrivata. Allora, appunto, se volete un attimino anche dirmi come state, è una cosa che mi fa piacere, adesso al di là appunto del fatto di rispondere ovviamente alle domande che ovviamente e sicuramente mi state già facendo. Vediamo un attimino. Ciao Sara, ben arrivata, che bello vederti. Allora, vediamo un attimino. Cominciamo un po' con energie un po' basse. Katia, ciao, che bello vederti, come va? Come stai? Oh, finalmente qualcuno che mi dice che le cose vanno bene. Allora, vediamo un po', Francesca Scippa. Ecco ragazze, se non conoscendovi, a volte magari se sbaglio il nome o il cognome, perdonatemi,
perché ho sì gli occhiali, ma allora 060674. Lo scopo della mia vita è fare l'insegnante o altro. Allora, tesoro, io provo a ovviamente, ecco, facendo le carte anche con l'aiuto e il supporto del Teta, cercherò di dare, come sempre, del resto, delle risposte anche il più precise possibile. Ho dimenticato di dire, ormai va bene, ci conosciamo, nello stesso posto, per cortesia, nome, data di nascita e domanda precisa. Non chiedetemi, non fatemi domande sulla salute perché è vietata e non chiedetemi un giro in generale perché chi ha più domande da fare o un giro in generale che desidera ovviamente perché non è un obbligo per nessuno, però ovviamente non riesco a rispondervi in diretta. Il tempo è un po' ristretto e quindi diciamo che cerco di dare più risposte possibili nell'arco della diretta, va bene? Allora, Francesca, guarda, quello che già subito come smazzata diciamo che sicuramente insegnare è qualcosa che è nel tuo DNA, diciamo, ma è come se a un certo punto non ti fosse più sufficiente. Allora, io non so qual è diciamo, la materia di insegnamento, ecco, perché giustamente ovviamente non lo specifichi e quindi ok. Allora, diciamo che ruolo di insegnante c'è sicuramente anche qualcosa di più, qualcosa di diverso che tu andrai a fare e quindi avrai modo di ampliare quella che è la tua diciamo il tuo scopo di vita o quello che è quello il percorso che stai facendo adesso. Va bene? Un bacio. Allora, Rita Tarantino. Io sono molto serena. Ma oh, che bello, fantastico. Allora, vediamo un po'. Vediamo un attimo, ci sono delle energie strane. Sì, quando ci sono queste energie, cerchiamo di tenere alte le vibrazioni, ok? Perché? Perché spesso e volentieri queste energie non dipendono tanto da noi a livello personale, ma piuttosto anche da quello che è il periodo che stiamo vivendo, che sicuramente non è da quelle che sono un po' le persone che ci stanno vicino, ok? Quindi l'influenza dei mass media e tutto quanto. Ognuno di noi nel proprio piccolo se cerca di mantenere alte quelle che sono le proprie vibrazioni, aiuta se stesso innanzitutto. E poi aiuta sicuramente anche gli altri. Allora, e quindi insieme possiamo fare la differenza, va bene? Allora, Gisella Tridella, 10 agosto 60. Tesoro, sei un po' giù e ok, però non vedo la domanda. Adesso io mi segno la data, poi dopo. Se vuoi scrivermela, ok. Allora, Anna Moretti, vediamo. Allora, vediamo un attimino. 40167, tesoro, lo so. Perché purtroppo sono quegli eventi drammatici nella vita che non hanno purtroppo non hanno una, cioè hanno una spiegazione, ma non riusciamo a farci una ragione di quello che succede. Perché ovviamente il dolore e il distacco è talmente grande che allora Anna, guarda, dirti che ritrovi la serenità adesso, ti dico no, perché allora questo telefono mi sta dicendo che non mi sente.
Purtroppo ho dei problemi a volte di connessione, va bene, provo a mettere l'auricolare sperando di migliorare un po' le cose. Eh? Strano proprio che mi sono arrivato fino a un secondo fa. Mi sentite adesso? Perché ragazze, se non mi sentite adesso che... tesoro, se ho qualche problema col microfono, non si sente ancora? Ragazze, riuscite a sentirmi? Perché io ho il microfono al massimo. Ho messo anche l'auricolare e quindi adesso sì. Ok, allora stavo dicendo, Anna, che purtroppo dirti... adesso come adesso che ritrovi quello che è un equilibrio e una tua serenità è al momento ti dico la verità, non mi esce, non mi arriva così. È un percorso un po' lungo, diciamo, che devi ancora affrontare e poi non è che il dolore passa, perché questo no. Però diciamo che riesci a recuperare un attimino quello che è un pochino di serenità, ok? E quindi grazie Antonella, grazie a tutte. Scusate, ma purtroppo non pensavo si sentisse e niente, meno male che si sente con l'auricolare. Allora Anna, quello che ti posso dire è cerca di, e questa è una cosa che... I nostri cari sono sempre vicino a noi, e soprattutto i vostri ragazzi, ok? Magari non si manifestano. Adesso non voglio entrare in un campo che non è il mio e quindi, chiedo scusa, ma mi sembra di, doveroso, esprimerti, vista la domanda, esprimerti quello che penso, ok? Allora, sicuramente la tua bambina, la tua figlia è vicino a te, magari non riesci a vedere sempre o come vorresti. Buonasera, Nur. Ciao tesoro, un bacio. Quello che è diciamo la sua presenza o le manifestazioni, e ripeto, non voglio entrare in un campo che non mi appartiene. Presti un pochino di attenzione a quelle che sono le cose che arrivano e le cose che succedono, vedrai che avrà modo di manifestarsi, ok? Ti mando un abbraccio grande, veramente di cuore. Va bene, Anna? Allora, vediamo un attimino, Violetta Viola, se non mi scappa il posto, purtroppo per capire se mi stavate sentendo, ecco, mi è scappato il posto, ciao. Allora, gentilmente nel scrivete, Bea, grazie, però non è il... Per favore, nome, data di nascita e domanda precisa, ok? Quindi se la domanda riguarda voi, mi scrivete la domanda che vi interessa. Se riguarda anche un'altra persona, un marito, un fidanzato o comunque qualcuno che mi scrivetemi anche quella dell'altra persona. Allora, Manuela Moscatelli. Ragazze, scusate, ma mi sono scappati i post prima perché non riuscivo a capire se mi sentivate o meno. E quindi allora 18 16 08 16 08 74. Se la risposta economica che aspetti a giorni andrà in porto, grazie di cuore, grazie a te intanto, Manuela, che sei qui con me, sei qui con noi e vediamo subito, vediamo se arriva questa risposta. Tesoro, sì, arriva e porta un bel cambiamento in ambito economico. Allora, c'è un po' di attesa in effetti, quindi sicuramente qualcosa che stai aspettando già da un po', però arriva e finalmente
chiudi con quello che è un po' una preoccupazione e anche un momento un po' di, non dico di ansia, ma comunque di non tranquillità, e sicuramente da quello che mi esce la risposta è positiva. Per cui non abbatterti, mantieni alte le vibrazioni e vedrai che a breve arriva quello che deve arrivare. D'accordo? Un bacio. Allora, ok, esatto, grazie Sara, sì. Allora, domanda, Carolina Villani, vediamo un po'. Sei 11:46, il babbo, eh? Michele. Allora, mi sarebbe stata utile anche la tua data di nascita, Carolina. Comunque, ci provo. Allora, se ti aspetti un cambiamento veloce, una ripresa veloce, Carolina, ahimè, devo dirti di no. Perché al momento porta avanti quello che è il suo comportamento, quindi il suo atteggiamento nei tuoi confronti, e anche con un certo sostegno, ok? Quindi non, come ti posso dire, non, cerca di non accelerare i tempi. In questo caso è come se tu dovessi un pochino aspettare, perché? Perché come ti posso dire, si sente lui appunto offeso da quello che è un atteggiamento o un comportamento che hai avuto tu nei suoi confronti. Arriverà un momento in cui le cose riuscirete a chiarirle, però non è immediato, ok? Per cui non mettere fretta alla situazione o al chiarimento, perché è come se non fosse il momento giusto. Quindi, se anche tu in questo momento cerchi di affrettare tempi, quello che non hai i risultati che cerchi. Va bene? Un bacio. Allora, Carmela Brando, io cerco di rispondervi, però nella domanda mettete il vostro nome, la data di nascita e la domanda precisa. Se la domanda riguarda un'altra persona, mettete il nome e la data di nascita della persona, ok? Allora, vediamo Silvana. 23 3 65. Vediamo se trovi un po' di armonia, Silvana. Allora tesoro, quello che vedo è che innanzitutto questa armonia è come se mancasse dentro di te e quindi è una cosa che dipende anche da quello che è il tuo stato d'animo, ok? Perché hai attraversato e stai ancora attraversando un periodo delicato, assolutamente, dove ci sono state delle sofferenze importanti e è come se ti fosse venuto un po' a mancare la terra sotto i piedi. E probabilmente ti aspettavi un aiuto o un sostegno anche dalle persone che ti sono vicino, che in realtà non è arrivato, ok? Come se, diciamo, non hanno capito, non sei stata capita nel momento di necessità. C'è un miglioramento, diciamo, anche a livello tuo emotivo e grazie anche all'intervento di una persona, di un tuo familiare o di un'amica cara, è comunque una figura femminile che è vicino a te, e su questo, grazie a questa persona è come se effettivamente ritrovi un attimino quella che è la tua, un po' il tuo equilibrio. Va bene? Un bacione. Allora, vediamo un po'. Violetta, che mi era scappato il post prima.
13 05 81. Vediamo se arriva il lavoro, eh? Sì, tesoro, non è immediatamente perché è come se ci fosse un pochino di... ho cestato anche, perdonami, un pochino di ritardo. Comunque a settembre dovrebbero esserci delle notizie, delle novità e la proposta che effettivamente potrebbe andare bene per te. Va bene? Un abbraccio e teniamo le dita incrociate. Allora. Giulia, 12 03 2000. Arriverà l'amore, vediamo. L'amore arriva, ci vuole ancora un pochino di pazienza, perché nel tuo cammino sicuramente c'è una persona che va bene per te e con cui avrai effettivamente una buona conoscenza, un buon rapporto e un buon portare avanti. È come se non fossero ancora maturi i tempi, ok? Per cui non abbatterti, anche perché tra l'altro mi sembra che sei veramente anche giovane, quindi non, grazie al cielo non è, non che non è importante assolutamente, però è come se dovesse passare ancora un attimino prima di incontrare la persona giusta, però vedrai che arriva, ok? D'accordo? Un bacio. Allora, Ilaria Monalisa Borgia. Allora, vediamo un po'. 30 06 81. Vediamo. Allora, guarda Ilaria, in questo momento al taglio ho una situazione un po' di confusione, come se tu stessi effettivamente cercando quella che è un po' la tua direzione, ma ci sono diverse cose che, come se tu avessi diverse opportunità. Allora, io non posso dirti, le carte non ti possono dire qual è quella giusta per te. Questa è una scelta che devi fare tu perché le carte ci danno un'indicazione, ma siamo noi che decidiamo, ok? Quindi cerchiamo di, o perlomeno cerca di valutare tranquillamente una cosa, possibilmente quella che è la cosa che di informarti, ovviamente, e di capire quella che è la strada migliore per te. Perché è come se tu avessi tanti diverse, ecco. Strade, diverse possibilità davanti a te e c'è il rischio magari di scegliere quella che non è tua, ok? Quindi magari ti trovi poi a dover un po' impantanata, va bene? Però vedrai che la trovi. Non essere di fretta e soprattutto segui il cuore, ok, Ilaria? Nadia, cioè, scusami, un bacione. Allora, Melissa Giovannini, arriverà l'amore.
Allora. Melissa, guarda, c'è una conoscenza nuova che vai a fare e credo che sia veloce. Mi dà una carta di tempo che va, penso proprio entro fine anno, ok? Quindi l'amore arriva e credo che sarà anche proprio la persona giusta. Va bene? Un abbraccione. Allora, Rita Tarantino, tesoro, chi sono le tue guide spirituali? Allora, qui entriamo in un campo che con la cartomanzia non c'entra. Allora, per avere delle informazioni di questo tipo, personalmente non mi sento di risponderti, Rita, anche perché è una domanda questa che io non voglio accogliere con superficialità, non voglio fare il fenomeno a dirti una cosa per un'altra e è una carta che con i tarocchi non riesco a vederti, ok? Allora, al limite, se vuoi, in un altro momento cercherò di mandami un messaggio in privato e posso vedere se riesco ad aiutarti, ma qui adesso non, personalmente non riesco, ok? Perché è una domanda che non riesco a risponderti con i tarocchi, d'accordo? Un bacio. Allora, Emanuela, ecco, dunque qui Paola Cattaneo, come andrà con mio marito? Ragazze, mi dovete scrivere. Allora, al di là del fatto che prima mi sono saliti un sacco di post perché non riuscivo a capire se mi sentivate, oppure scusate, ma ho la mia bambinetta dietro che vuole entrare e ovviamente lei entra dalla finestra chiusa perché c'è il condizionatore acceso. Allora. Nel chiedere, se riuscivate a sentirmi, ho dovuto andare avanti con i commenti e quindi i primi li ho persi. Gentilmente, se anziché fare polemica per il fatto che non vi ho risposto, mi volete riscrivere il vostro nome, la data di nascita e la domanda precisa, cerco di rispondervi. Non fatemi domande sulla salute perché è vietata per legge, non è un mio capriccio, ma è vietata per legge e soprattutto gentilmente vi chiedo se la domanda riguarda anche un'altra persona che può essere il marito piuttosto che il fidanzato, piuttosto che mettetemi anche il nome, perché il nome e la data di nascita del marito, perché non conoscendovi. Sì, io posso rispondervi, però magari è una risposta un pochino più approssimativa, ok? E non voglio darvi informazioni sbagliate, perché io parto dal presupposto che quando una persona viene da me, che sia in una diretta o in un consulto privato, viene per avere una risposta. E le risposte devono essere il più, devono essere corrette, d'accordo? Quindi non voglio dirvi una cosa per un'altra. Per cui gentilmente io cerco di rispondervi, ma voi datemi la possibilità di poterlo fare in modo corretto. Va bene? Allora, Emanuela Provenzano, 13973. Vediamo se rinnovano il contratto. Sì, tesoro. Emanuela, sì. C'è proprio una riuscita a livello lavorativo. Tra l'altro, io non so se dovrei fare magari un paio di giorni a casa o di ferie o quello che è, ok? Però, allora, intanto cerca di allontanare quello che è il malumore o la paura, perché è come se a livello energetico. Vai un po' a bloccare quelle che sono la riuscita dei tuoi, come ti posso dire, di quello che vuoi ottenere, ok? E effettivamente c'è la possibilità che tu ce la faccia tranquillamente. Allora, un'altra cosa ti voglio dire, perché mi esce, avrai anche un'altra proposta interessante, da un punto di vista lavorativo.
avrai quindi la possibilità di scegliere anche eventualmente un altro. Ok? Allora, te lo dico perché mi esce molto chiaro e molto limpido. Per cui, d'accordo, mi fa piacere assolutamente. Bellissimo il fatto del rinnovo del contratto, però effettivamente se c'è anche un'altra possibilità, magari prova a valutare anche l'altra. Va bene? Ciao Manuela. Allora, Lucia Festa, qui andiamo su, mi sono saliti posta, vediamo un attimo. Allora, Lucia, vediamo un po'. Ventisei, undici, 75, lui 06, 77, boh. Sì, ma allora, Lucia, da quello che vedo, allora, diciamo che il destino non è a favore di questa unione, quindi se a livello sentimentale ti dico di no, perché non mi esce una situazione a livello sentimentale, mi esce come una situazione, qualcosa in più di ma che rimane circoscritta a tipo di rapporto, ok? Un bacio. Allora, Gisella. Sì, effettivamente un rapporto un po' strano, Gisella, perché cioè, voi passate dalla chiusura più totale a dei momenti in cui sembra che tutto si riappiani, ma in realtà diciamo che i bei tempi sembra che siano passati, eh? Almeno da quello che mi esce, cioè. È una situazione che da un altro punto di vista limita quella che è la possibilità anche per te di rifarti una tua vita, Gisella. Quindi non so se è una cosa che al momento ti può... ok, altrimenti insomma, magari guardati anche un attimino intorno perché non credo che ci sia una... Come ti posso dire, non credo che ci sia un ritorno con questa persona. E quindi diciamo che è una relazione o un rapporto un pochino, passami il termine, circoscritto alla situazione, ok? Quindi a quello che vivete, ma senza uno sviluppo, ecco. Allora, Francesca, trovo. Qui mi è andata via, mi sono saliti i post 26 3 65. Chiedo se riuscirò ad avere l'allacciamento della luce elettrica in campagna. Ecco qua, Ale, siamo andati su, quindi ho già perso 27. Ragazzi, scrivete con calma perché altrimenti mi salgono i post e non vi leggo. Francesca, qui c'è ancora un po' di sofferenza, un po' di attesa, eh. È un qualcosa che non... Ascolta, ma c'è un problema di fondo? O non sono stati portati i cavi, perdonami, o c'è veramente un problema legato a un guasto, perché c'è una situazione bloccata che continua a portarsi avanti. Cioè, è come se non ci fosse una soluzione. Domandi una volta, domandi due, domandi tre, e poi dopo qui le cose vanno un po' così.
a rilento e un po' dalle nostre parti si direbbe a ramengo. Quindi vai magari non limitarti al, come ti posso dire, non limitarti alla telefonata. Vai magari in sede e cerca di capire come mai. Ecco, mi sono saliti altri post e avanti. Allora, Paola, vediamo un po'. Cattaneo. E mi è salita anche questa. Ragazze, io cerco anche di trattenere, ma qui mi va Paola Emanuela Provenzano, ti ho già risposto. Ecco, grazie Antonella. Mamma mia, facciamo diventare matte anche le moderatrici, ragazze. Allora, Sabrina Agostini, vediamo un po'. Vediamo se cambia in amore. Tesoro, qui c'è ancora un po' di sofferenza e un po' di poca chiarezza, almeno per il momento. Quindi cambiamenti veloci, veloci, in realtà non arrivano, almeno subito. Ci sarà con l'anno prossimo, perché me lo dà un pochino più avanti nel tempo, una scelta affettiva nuova, una conoscenza nuova e su questa nuova scelta affettiva la possibilità effettivamente di avere un importante, ok? Con soddisfazione in modo sano. Allora, Angela, però mi sembra che ti ho risposto già la volta scorsa, quindi cerchiamo di dare un attimo spazio anche alle persone che di solito non riescono ad avere una risposta. Allora, tra Katia e Marco, vediamo come va in amore. Ecco, io adesso me li sono segnati, poi non è che guardo tutte le volte, però lasciamo un pochino di posto anche alle persone che nelle ultime dirette non sono riuscite ad avere una risposta. Tesoro, qui va un po' Katia con un po' degli alti e bassi, ha dei momenti di euforia, ma poi c'è un fermo, Quindi sicuramente ci sarà anche un po' un periodo come un po' di distacco, ok? Allora, su questo periodo di distacco, cerca di chiarire un po' la situazione. Va bene? Un po'. Sì, allora ragazze, io non ho capito, però se mi scrivete le domande a metà, io non riesco a venirvi dietro, ok? Allora già mi salgono i post perché giustamente, per l'amor del cielo, ci mancherebbe, tutti scriviamo e tutti va bene, però cercate di aiutarmi un po' perché altrimenti non riesco mica altrimenti non riesco a Emanuele Provenzano, ti ho già scritto, Katia Briganti, cioè ti ho già risposto, Carmen, se non ho la data non. Allora, qui Paola Cattaneo. Paola Cattaneo ti ha risposto adesso, credo. Ecco, Cinzia Cristina Cassan, andrà bene il colloquio di lavoro di martedì? Vediamo. 11.05.66. Allora, Cinzia, qui dovrai tribolare un pochino, perché mi dà una. È come se ci fosse un rallentamento, nel senso che c'è un piccolo fermo, c'è una figura maschile e quindi è. Allora, non credo che sia la risposta definitiva, perché mi dà qualcosa che si ripete, quindi o ti fanno tornare. Per avere
altri chiarimenti, per altre informazioni, perché non credo che si definisca questo martedì. D'accordo, tesoro? Un bacio. Allora, dunque, qui è così, infatti adesso io mi sto un attimo perdendo perché ho scritto le ragazze, ecco, esatto, niente, rien à faire e ok. Grazie a te, Melissa. Stefania Castagnozzi, no tesoro, perdonami, ma mi è sfuggita la domanda. Quindi, se gentilmente hai voglia di riscriverla, cercherò di risponderti. Eh? Allora, Maria Sole, minuto lì. Allora, come andrà il negozio? Vediamo un po'. Vediamo un po'. 47. Tesoro, ci sono ancora dei momenti un po' di alti e bassi, perché mi dà una situazione dove, come ti posso dire, c'è un momento di gioia, quindi anche di ingresso economico, di miglioramento, e qualche momento un po' di sofferenza, quindi non c'è un brillante. È un periodo totalmente negativo, diciamo che ci sono un pochino di alti e bassi, ok? Quindi con un po' di pazienza, però diciamo che porti avanti, ok? Allora, Silvia Pastorino. Allora, guarda, ti faccio vedere subito al volo l'imperatore e il mondo, quindi questo uomo che porta una rinascita nei tuoi confronti. Quando, a livello caratteriale sicuramente sei una persona scettica, per ogni soluzione tu trovi un altro problema e quindi questo tesoro fa un po' parte del tuo carattere. C'è un bel cambiamento in arrivo per te, assolutamente sì. E per destino finalmente raggiungi quella che è una tranquillità. Allora, legato a questo imperatore c'è un momento di sofferenza che sta vivendo e quindi è inutile, perfettamente inutile, che continui a mescolare il torrone e la polenta, ok? L'indicazione che ti danno le carte è che questo uomo sicuramente torna. Inizia, torna con un bel cambiamento, ma devi dargli il tempo di maturare le sue convinzioni. E qui, tesoro mio, che tu scegli, purtroppo è una cosa che devi fare tu, ok? Quindi io te lo posso dire tranquillamente perché mi esce, c'è proprio l'attesa su di te, la scelta per destino di questo uomo di ritornare. Con dei presupposti diversi. Va bene, Silvia? Un bacio. Allora. Marianna Pateri. Ottanta. Se ci sono novità in amore. Vediamo un po'. Tesoro, qui c'è una scelta affettiva per te che arriva dopo una chiusura anche un po' drammatica, anche un po'
che ha portato veramente anche una sofferenza, ma come ti posso dire, è un qualcosa che arriva, ok? Quindi non sarai da sola. A volte purtroppo il tempo non lo possiamo decidere noi, ok? Quindi cerca di avere un attimino di pazienza perché comunque una persona nuova, una conoscenza nuova è sul tuo cammino. D'accordo? Un bacione. Allora, Antonella Soranno. Zero otto, zero sette. Il nuovo amore è definitivo. Vediamo. Ahimè tesoro, ti dico di no. Ti dico di no perché è una situazione che verrà portata avanti per un po' di tempo, quello sicuramente. Ma nel tuo destino c'è un'altra conoscenza, ok? Quindi sicuramente questo uomo è arrivato a te per un motivo, ma da quello che mi esce non credo che sia la persona con cui porterai avanti poi fino alla vecchiaia. Va bene? Un bacio. Beatrice Colladonato. Allora, vediamo che ore sono. Abbiamo tempo. 9, 8, 75. Si arriva all'amore, adesso mi è salito il post, me ne sono saliti altri due o tre, aiuto ragazze, spero di riuscire a rispondervi. Vediamo. Tesoro, il cambiamento c'è e dovrebbe arrivare perché è nel tuo destino una conoscenza nuova, ok? Di un tempo veloce, velocissimo. Nel senso che non lo vedo in 2 o 3 giorni o in 15 giorni, però sicuramente è un incontro che vai a fare e auguriamoci che sia il prima possibile, proprio perché c'è proprio perché c'è un periodo di attesa già alle spalle, ok? Allora, Lucia Festa abbiamo già risposto. Allora, sì, Carla Stefano Vezzulilosi, ti ho risposto anche nei commenti. Allora, questa diretta è stata fatta, lo dico una volta, lo ripeto, ecco, perché l'ho già detto prima, questa diretta è stata fatta per le persone che normalmente non riescono ad avere una risposta. Allora, ripeto, ripetete voi e ripeto anch'io. Chi nella puntata scorsa, in quella precedente, e già qualcuno mi sono accorta che ho risposto ugualmente, ha avuto la risposta, abbia l'educazione e il rispetto nei confronti delle persone che non hanno avuto risposta. Quindi è inutile che continuate a scrivere. Non posso rispondervi perché abbiamo fatto questa diretta per le persone che non hanno avuto risposta prima, che arrivano alla fine, non riescono a scrivono di corsa e non hanno la possibilità perché non riesco matematicamente con il tempo a rispondere, ok? Sempre le solite 15, 20 a fare le solite domande.
Io rispondo a voi e loro rimangono ancora in coda. Vi chiedo per cortesia, veramente con il cuore, chi ha avuto risposte già in questa diretta, in quella precedente e nell'altra prima, per favore mettetevi da parte, mettetevi una mano sulla coscienza, ok? E lasciate il posto alle persone che non hanno avuto la possibilità di avere una risposta. Ok? Perché altrimenti ogni diretta che faccio, sempre le solite a chiedere e sempre le solite a rispondere. Va bene? Adesso per cortesia ve lo sto chiedendo gentilmente, ok? Veramente ve lo chiedo proprio gentilmente, ok? Ecco, perché altrimenti non ci siamo, ragazze, non ci siamo. Che stiamo qui a parlare di spiritualità e poi ci diamo le gomitate nello stomaco. Ecco, sì, probabilmente ragazze qualcuno mi è saltato perché all'inizio me ne so e anche adesso. Benissimo, Paola Cattaneo, ho scritto 5 volte. Benissimo, e io ti leggo 6, tesoro, ok? Katia Briganti, ti ho già risposto prima, avanti ancora. Ragazze, ho capito, ma che l'altra volta era un'altra domanda, ma ti ho risposto Angela Colussi la settimana scorsa. Vogliamo per favore lasciare posto a chi non ha avuto una risposta? Ragazze, ragazze, per favore, altrimenti non rispondo più a nessuno, è inutile che faccio le dirette per 5 persone. No, qui non c'è da aver pazienza niente, l'unica che deve aver pazienza sono io, ok? È perbacco. Insomma, vogliamo lasciare posto alle persone che non hanno avuto accidenti una risposta negli ultimi 4 mesi? Non lo so io, non lo so, cioè parliamo di spiritualità, gruppi a destra, a sinistra, di qua di là e poi non abbiamo rispetto per niente e per nessuno. No, ragazze, non va bene così. No. Io vi ringrazio per la presenza, mi spiace di tutto, però non, così non va bene. Non va bene, non è questo il mio il cuore con cui ho lo spirito con cui faccio la diretta. Allora, se rispondo sempre alle solite, non risolviamo niente, il gruppo, la famiglia cresce. Cerchiamo di aiutare anche le altre persone, non solo noi di un gruppo di 10 persone. Perché non va bene, ragazze, non va bene. Ecco, non va bene, ok? Comunque io vi ringrazio, mi scuso, vedo che siamo sempre noi, le altre ormai sono andate, sono scappate e buonanotte al secchio. No. Niente, come se niente fosse proprio, come se niente fosse. Va bene, allora ragazze, io vi ringrazio. No, non è che mi fanno arrabbiare, però ragazze, allora stiamo parlando di aiuto, amore incondizionato, questi gruppi, il nostro gruppo, non questi gruppi, il nostro gruppo dovrebbe essere una famiglia, va bene? Allora, a parte che si va random da uno all'altro senza misericordia alcuna, e va bene, qui per l'amor del cielo, ognuno giustamente fa quello che ritiene più opportuno per lui, però. Io chiedo e mi spiace, chiedo scusa anche perché mi sono sfuggiti posta. Anche stasera qualcuno sono riuscita a rispondere sempre. Ragazze, ve l'ho scritto anche nel post, per favore. Per favore. Io credo che non riusciamo a intenderci probabilmente, ecco, o forse sono io che non riesco a spiegarmi nel modo corretto, eh? E questo mi dispiace molto perché non era questo lo scopo con cui comunque avevo pensato di fare questa diretta, ok? Allora, vediamo un po', Paola, 4361 e Antonio. Allora, Paola Cattaneo. Ma
Tesoro, adesso come va? Io non credo che vada tanto bene perché qui c'è un fermo, sicuramente c'è stato un sentimento e da un certo punto di vista il sentimento c'è ancora, però dovreste un attimino cercare di chiarire un po' meglio le cose perché credo che ognuno stia un pochino, tra virgolette, facendo un po' la propria vita, eh? Non vi vedo così uniti, cerca di, state un po' perdendo il dialogo, Paola. Ok? Quindi cerca di recuperare, eh? Perché credo che vi siete lasciati indietro un pochino di cose. Ok? Allora, Carmen Milli, provo a riscriverti. Allora, qui c'è una novità, Carmen, c'è il pensiero di un ritorno. Che volendo potrebbe anche effettivamente questo uomo potrebbe ripresentarsi. Allora, non so se poi sarà una cosa che riuscite a sistemare completamente, nel senso che ci sono delle incompatibilità caratteriali e credo che queste incompatibilità alla lunga vi portino comunque ad avere relazioni, eh? Però il ritorno c'è, va bene? Allora, Roberta arriva e dopodiché chiudiamo perché mancano 3 minuti. Vediamo un po'. Maria Antonietta, vedi. Allora, a parte che non riesco a capire, scusami. Tu ti chiami Roberta Riva e qui ci sono due nomi che tu chiedi per due persone che non, di cui non sei tu tesoro. Comunque credo proprio di sì, qui c'è il portare avanti questa relazione. Non so per quale motivo c'è una speranza da parte tua che ciò non avvenga, ma io adesso carte di chiusura non ne vedo. Eh? Va bene? Ok. Benissimo, ragazze. Allora, detto ciò, io vi ringrazio ringrazio Gaetano intanto e Silvia ovviamente e anche Vincenzo per il tempo che mi hanno dedicato, che abbiamo cercato di sfruttare o comunque impegnare, diciamo, al meglio e quindi è stato comunque interessante e piacevole. Allora, ecco, io prego gentilmente le persone a cui purtroppo non sono riuscita a dare una risposta. Buonanotte, Franchina. Gentilmente, io credo di avere un'altra diretta il 5 di settembre. Per cui, le persone a cui che mi è sfuggito il posto o che non sono riuscita a dare una risposta, possono assolutamente prenotarsi e metterà il non chiamate me. Non scrivete a me, ma sicuramente un paio di giorni prima Katia Damiani metterà il post nel gruppo. Ok? Quindi le persone a cui ho risposto stasera e la volta scorsa sono pregate di lasciare un cicinin, un gutin di posto per le persone che non hanno ricevuto risposta. Allora, chi volesse approfondire,
privato, che ovviamente non è gratuito, il prezzo è modico, ma non è gratuito, mi può contattare in privato su Messenger, ok? E chiedermi tutte le informazioni. Detto ciò, vi abbraccio, grazie Gae, grazie Silvia, grazie Vincenzo, un abbraccio. Avete seguito e oggi c'è un po' caldo, per cui abbiate pazienza, ma ok, ogni tanto anch'io mi altero, va bene? Alla prossima, ragazze, un bacione.